Lunedì scorso si è svolta l'assemblea dei coltivatori diretti della sezione di Sezze, per il rinnovo delle cariche sociali. Tra i punti all'ordine del giorno spiccava l'addio alla carica di presidente, dopo 30 anni, di Vittorio Del Duca. 30 anni da presidente sono tanti, ha spiegato l'ex presidente, specie se a questi aggiungiamo i 10 anni in cui ho rappresentato la Coldiretti in seno al Consiglio Comunale di Sezze. Ringrazio tutti gli associati per la stima ed il consenso unanime che mi è stato accordato in tutti questi anni. Il mio non è un disimpegno e non vuole essere un addio, sarò ancora presente nel consiglio direttivo della sezione. Dopo un lungo ed infuocato dibattito sui temi più importanti dell'agricoltura, sui quali è intervenuto il direttore della federazione Pietro Greco, ed il presidente provinciale Carlo Crocetti, l'assemblea ha eletto all'unanimità il nuovo consiglio ed il nuovo presidente della sezione, nella persona di Luca Salvatori, giovane agricoltore della Coldiretti Setina. Arrivano importanti notizie per alcuni comuni lipini, per la realizzazione e l'ampliamento di centri di raccolta rifiuti, che la Regione Lazio ha deciso di finanziare. Sono stati approvati i progetti presentati dal comune di Bassiano, come capofila, insieme a quelli di Cori e Rocca Massima, per la realizzazione e l'ampliamento di centri di raccolta rifiuti. Il finanziamento concesso nei confronti del comune di Bassiano, ammonta a 373.000 euro, 200.000 per le isole ecologiche e 173.000 circa per il compostaggio, progetto nel quale l'associazione di enti, con Bassiano, capofila si impegnerà a stanziare ulteriori 290.000 euro, per un totale di 463. Nello stesso ambito spiccano anche i 200.000 euro di finanziamento approvati per il comune di Roccagorga, 100.000 per le isole ecologiche e 100.000 per il compostaggio. Nei giorni scorsi, il vescovo Mariano Crociata, ha partecipato alla seconda giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola incontrando, a Latina, presso l'istituto comprensivo Frezzotti Corradini, gli studenti della scuola media, impegnati nella campagna Io non ci sto più. La dirigente scolastica, Roberta Venditti, ha illustrato a Monsignor Crociata il lavoro della sua scuola nella prevenzione del bullismo, anche come centro territoriale di supporto alle nuove tecnologie e disabilità, che supporta le altre scuole della provincia di Latina nell'ambito di uno specifico programma del Ministero dell'Istruzione. All'evento ha collaborato l'ufficio del Garante regionale del Lazio per i minori. Anche quest'anno, l'ispettore Tommaso Malandruccolò, della Questura di Latina, ha incontrato i ragazzi del Pacifici Sezze Bassiano, accolto dal dirigente scolastico Fiorella De Rossi. L'incontro si è svolto nell'ambito del progetto Libera la Legalità, promosso e realizzato dalla Questura di Latina in collaborazione con il Provveditorato agli Studi, che è rivolto a tutti gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia. L'iniziativa, a partire dall'anno scolastico 2014-2015, si ripropone lo scopo di avvicinare i giovani alle istituzioni, sensibilizzandoli verso la cultura della legalità e i valori su cui si fonda l'attività della Polizia di Stato. Nel corso dell'incontro sono stati trattati diversi temi quali legalità, droga, mafia, bullismo e cyberbullismo, proiettando filmati e animazioni su tali argomenti, che sono stati commentati in maniera interattiva. Lo scorso 6 febbraio 2018, i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Formia, deferivano in stato di libertà, per il reato di lesioni personali, un 53enne del luogo. Il predetto, nel corso di una lite avvenuta per futili motivi, all'interno di una stazione di servizio, ha morso un 47enne ad un dito della mano destra, procurandogli delle lesioni. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 accorsi sul posto e, trasportato presso il locale ospedale civile, è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Anche l'autore del morso, si è recato presso il pronto soccorso del medesimo nosocomio, a causa di contusioni multiple riportate durante la colluttazione. Il carnevale è un'occasione per stimolare la creatività e la fantasia dei bambini. Per questo la Biblioteca Comunale di Cisterna, e il gruppo locale di Nati per Leggere, hanno organizzato, per sabato prossimo, l'appuntamento Letture Filanti. Si tratta di letture a bassa voce per bambini dagli 0 ai 6 anni in collaborazione con i volontari del progetto Nati per Leggere.
Le letture selezionate saranno tratte dai nuovi testi acquistati dalla Biblioteca Comunale, ma anche quello di narrativa per gli adulti. L'evento è gratuito e si svolgerà nei locali di Palazzo Caetani, accesso da Largo San Pasquale, dalle ore 10 alle 12. Chi vorrà potrà partecipare anche in maschera. L'incontro con le parole e la musica di Cristiano Godano, nella chiesa di Sant'Oliva, ha lasciato dietro di sé una scia d'incanto, che i presenti alla serata di venerdì scorso non dimenticheranno facilmente. E incanto è una delle parole usate, dallo stesso frontman dei Marlene Coons, in un bellissimo messaggio scritto sul profilo Instagram della band, qualche giorno dopo l'evento. Classico borgo coi suoi angoli incantevoli, di quelli che la nostra Italia ci mette generosamente a disposizione, scrive Godano parlando di Cori, e prosegue, all'interno di esso un altro incanto era la chiesa che mi ospitava, ovvero il complesso monumentale di Sant'Oliva. È davvero speciale suonare le proprie canzoni in versione intima in luoghi simili, riverbero e suggestioni incontrollabili, laiche o religiose che siano, guidano la tua performance in luoghi dell'anima emozionanti e preziosi. Mentre le esegui hai dentro qualcosa di diverso, qualcosa che Godano definisce raro e prezioso. Primo per il viaggio a Latina, dal titolo, Marocco intrigante, e Festival Internazionale dei Nomadi, venerdì 16, alle ore 18, presso l'agenzia Sara Blue Viaggi, di via dei Volsci 85. Un appuntamento firmato Viaggi e Foto, con Rosalba Grassi, travel blogger e giornalista, e Antonio D'Onofrio, coach fotografo e accompagnatore esperto del Marocco. Sarà proprio lui a presentare il prossimo viaggio, in partenza dal 20 al 27 marzo, con una videoproiezione di un suo reportage dell'edizione del Festival dei Nomadi di 3 anni fa, dove già ha accompagnato un gruppo di fotografi per un workshop. Si apre uno scenario di nuovi nomadi fotografi, e sarà un'occasione magica. Quella legata ad un autentico festival, ancora frequentato da pochi europei. Un viaggio che comincia da Latina, sognando il Marocco, con i suoi uomini blu tinti dal colore dello shesh, condividendo un aperitivo nella sala di Sahara Blue Viaggi. Grande attesa per il divertentissimo spettacolo Quattro donne e una canaglia, commedia che andrà in scena domenica 11 febbraio alle ore 18, al Teatro Europa di Aprilia. Un cast stellare, composto da Marisa Laurito, Corinne Micleri, Barbara Bouquet e Gianfranco D'Angelo, con la regia di Nicasio Anselmo. Davvero straordinarie e divertenti le donne, orbitanti attorno a questo classico maschio crudele, che in maniera impenitente, alterna la propria vita da una donna ad un'altra, con cadenza decennale, fino a collezionare una ex moglie, una moglie, un ex ed un amante molto giovane. Fin qui tutto sembra sotto il suo controllo sapiente e magistrale. Ma un nuovo impensabile e irrealizzabile progetto della canaglia, scombina questo apparente perfetto menage. Divertente, dissacrante mette in evidenza il rapporto quasi mai risolto tra uomo e donna e del quale non possiamo farne a meno. Il Real Café, Mocha Sears Sabaudia inciampa in casa nella sfida con l'Eldis Volley Labico. La formazione allenata da Daniela Casalvieri ha ceduto 1-3 nel match valido per la 14ª giornata del campionato di pallavolo femminile di Serie C. L'avvio di match è tutto del Sabaudia, che macina gioco fino al 9-4, poi il Labico chiama il timeout e il Sabaudia va in blackout totale incassando un parziale di 0-10 che segna il set, e forse la partita. In maniera netta, dal 9-15, le pontine provano a recuperare ma la frittata è fatta, 19-25 in 22 minuti. Nel secondo parziale la squadra della Casalvieri torna in campo con un altro piglio, e demolisce le avversarie infliggendo un 25-10 che non lascia spazio a repliche. Sul risultato di 1-1 la partita torna in equilibrio, così il terzo spicchio di gara è tutto giocato sul filo dell'equilibrio e si decide nel finale. Dal 20 pari, il Labico trova la lucidità di allungare fino al 23-25. Con il Labico avanti 1-2 il quarto set è una battaglia, equilibrata e piena di emozioni, il punto sul 22 pari dura tantissimo e il pubblico esplode, in campo si continua a combattere fino ai vantaggi che però premiano il Labico 24-26 che chiude il match 1-3.